Guardo a lungo attraverso il mirino i bei seni leggermente cascanti. Li inquadro frontalmente, dal lato, dal basso. Torno su verso il viso, ma non molte volte. Poi il tutto arretrando a giusta distanza e i suoi occhi chiusi senza occhiali. Per terminare il rullino la faccio sedere di nuovo in poltrona, ma c'è meno luce. La posa non dura molto e lei si riveste completamente nella luce soffusa che filtra attraverso le tende di tela grigia. Saggi di letteratura arrestata, un racconto confidenziale, intimo, con quale scopo per questa collana che avete rinnovato? Questa collana si chiama Gli Introvabili e questo testo è veramente introvabile perché non solo in Italia, testo che non è mai stato tradotto, questa è la prima traduzione, ma è ormai introvabile anche in Francia. Quindi questo testo, che è un testo di valore perché è espressione di una letteratura che definirei della crisi, rappresenta una occasione per riflettere su quelle che sono anche le nevrosi dell'uomo d'oggi. In particolare vi sono degli affreschi che vengono ritratti in questo saggio, un saggio che però si presta a diverse letture, in cui è protagonista un Denis Roche poco noto sotto alcuni punti di vista. È un grande fotografo, un grande osservatore della realtà. Quale ritratto se ne vuole dare? Beh, è evidente che Denis Roche si pone con un puntiglioso spirito analitico di fronte alla realtà, ma con un animo, direi, travagliato. Lei ha parlato di letteratura della crisi, in che senso, sotto quale accezione? Letteratura della crisi perché è espressione di un uomo che non sa trovare punti di riferimento, di riferimenti certi, e tutto davanti a lui si sfalda come un pulviscolo inafferrabile. Un diario intimo scritto in prosa, senza una prefazione ma con una postfazione che lei ha curato. Come mai questa scelta e quali sono i contenuti che emergono? Dunque, la scelta di introdurre il libro alla fine, in qualche modo, quindi a ritroso, arriva dagli elementi che troviamo in queste prose, elementi di quotidianità che mi sembrano talmente chiari e letteralmente lampanti che abbiamo scelto così con l'editore Pier Ernesto Imici di Talete Edizioni di non dare in pasto al lettore immediatamente all'inizio, all'apertura del testo, un qualcosa che sarebbe stato un percorso ermeneutico già fatto, ma abbiamo lasciato al lettore scoprire questi saggi e solo alla fine abbiamo dato una pista di lettura sicuramente parziale rispetto allo scritto di Roche. In particolare ogni giornata è scandita e può essere rappresentata come una sceneggiatura a parte, a sé. Potrebbe trarne anche un film da questi racconti, da queste pennellate del quotidiano? Certo, più che di film parlerei di fotografie, di istantanee, di quasi di Polaroid, un po' alla maniera di Andy Warhol, no? Come usava fare Andy Warhol nella quotidianità, captare del reale e poi ridarlo così in tempo reale, appunto, pronto, attraverso delle Polaroid. Quindi parlerei piuttosto di un'estetica fotografica, come faccio nella postfazione, piuttosto che di scene cinematografiche o adattamento cinematografico. È un vero e proprio saggio questo, allora un diario intimo, possiamo definirlo? A mio avviso è da leggere come un saggio sulla quotidianità, un saggio sull'intimo, quindi un saggio diario, un diario saggio. Un testo davvero introvabile, questo con protagonista un autore francese quale Denis Roche. Che cosa rappresenta anche per voi francesi in Italia recuperare un testo, un volume che anche nella stessa Francia risultava oramai introvabile? Beh,
rappresenta senz'altro sicuramente una riscoperta di questo testo e questa mossa dell'editore Talete è più che benvenuta, perché Denis Roche è una figura di spicco in Francia che si muove molto liberamente sia tra la scrittura, la poesia che ormai ha abbandonato, e la fotografia. Questo testo è veramente una specie di antimanifesto e per questo è rimasto impresso nelle memorie più che nelle librerie. Per noi Denis Roche è una figura molto importante sia come artista, come scrittore, che come editore, per cui ritrovare questo testo in Italia ci fa molto piacere e ci fa solo auspicare che si possa avere lo stesso ritrovamento in Francia.